Buonasera amici e benvenuti in un nuovo video sul mio canale. Si è appena conclusa la sfida dello stadio Libero Liberati di Terni, dove il Monza, grazie alla rete su rigore di Mattia Valoti, conquista i 3 punti e la seconda impresa in trasferta dopo quella di Brescia, seconda vittoria esterna per il Monza. Mamma mia, Bagai, che sofferenza, soprattutto nel secondo tempo. Che sofferenza, Bagai. Che sofferenza, non siamo riusciti a chiudere la partita, non abbiamo chiuso la partita e la Ternana era lì per fare l'1-1 fino all'ultimo minuto, quando ha avuto l'occasione al 95esimo, ha fatto una grande parata di Gregorio. Mamma mia, che sofferenza, mamma mia, che sofferenza, ma abbiamo conquistato i 3 punti a Terni, seconda impresa del Monza in trasferta, lontano dal Brianteo. Mamma mia, ci voleva, ci voleva, ci voleva. Abbiamo sofferto un po' troppo, però abbiamo portato a casa 3 punti. Salvati da Di Gregorio, salvati da Di Gregorio. Beh, le occasioni per chiuderla l'abbiamo avuto, cioè. Primo tempo poteva finire 0-0 tranquillamente, poi però fallo in area. Dal dischetto si presenta con il numero 10 Mattia Valoti, che non sbaglia. 1-0 per gli uomini di Giovannino Stroppa, per i Bagai, per i Biancorossi, per il Monza. Con il gol di Valoti su rigore, l'ex Spal, che secondo me è stato uno dei migliori fino al momento del suo cambio. E poi nel secondo tempo la Ternana, noi non siamo riusciti a chiuderla, e la Ternana ci ha provato più e più volte, ma San Michele Di Gregorio, l'uomo d'Igre, ha detto no, qui non entra, qui la palla non entra. Mamma mia, poi abbiamo avuto un'occasione nel secondo tempo, palla splendida di Dani Mota Carvaio, palla splendida di Dani Mota per Pedro Pereira davanti a Iannarilli. Cioè, palla fuori. Mamma mia, cosa ha sbagliato Pedro Pereira. Cioè, le occasioni anche per chiuderla, qualche occasione l'abbiamo avuta, come se non sbaglio quel tiro al volo di Favilli, che la stoppa di Pette va col tiro, però molto probabilmente Stroppa qui ha voluto preservare Mancuso per il Pisa. Però dopo la Ternana, cioè veramente, io ho detto mo fa l'1-1. Ma fa l'1-1, com'è andata? Com'è andata che al 96esimo ha fatto 1-1? Eravamo passati in vantaggio noi, come qui, e poi ha pareggiato al 96esimo laterale, ma alla fine al 95esimo Di Gregorio ha chiuso tutte le porte, signori. La sua di porta ha chiuso. E niente, ottimi, ottimi 3 punti in trasferta per il Monza. Adesso testa subito alla sfida contro il Pisa dello Stadio Brianteo sabato alle ore 14, subito dopo, come sempre, post partita su questo canale. E niente, tanto qua stanno rifacendo rivedere gli highlights su DAZN del Monza. Mamma mia, l'errore di Pedro. E poi poco prima. Donati, Donati come con l'Ascoli, con l'Ascoli con la gamba alta, qua con la Ternana, un'entrataccia da dietro in area. Ho detto, qua gli dà rigore alla Ternana, non gliel'ha dato perché probabilmente ha toccato prima la palla. Meno male, meno male, meno male, meno male, meno male. Qui stiamo rivedendo il paratone di Di Gregorio su Partipilo. No, questo però non è quello del 95esimo. È un'altra grande parata del nostro uomo d'Igre, mamma mia. Sì, guarda, altra parata ancora. È il triplice fischio che ha regalato i 3 punti ai Bagai. E niente, io vi invito a lasciare un mi piace sotto questo video. Commentate se vi va qui sotto con le vostre impressioni della vittoria per 1-0 del Monza allo Stadio Libero Liberati di Terni contro la Ternana. Iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina delle notifiche per non perdere nessun prossimo video. Testa al Pisa e sempre forza Monza, dai Pagai! Sì!